9 secondi dunque la gara ideale per chi vuole dimostrare di poter spiccare il volo dall'arena di Monza a Verovalle in Milano. Savino Del Bene scandisce la settima giornata di ritorno. Zilla in pallonetto, ci arriva Merlo di Giulio per Washington. Inchioda la palla a terra. Rafa Foli, ricezione ancora di shooter cercatissima, il pallonetto della cinese gli ha fatto vedere una gran varietà di colpi. Muro è forse il fondamentale qui in questo avvio di gara, faticato di più, ed ecco qui le mani di Rafa Foli a smentire tutto subito. E dunque 23-17, ancora Chu in battuta ricezione di Silla. Orro dietro per Stevanovic, Washington spiazza la sua retroguardia. Milano in rimonta, ricezione di Pietrini, di Giulio dietro per Mingardi. Money out di pura energia, serviva un punto arrivato. 1-0 Scandicci. Popova. Gran guizzo di Larsson dopo la bozza di difesa di Foli, poi Merlo in tuffo. Ci chiude con una diagonale stretta. Poi Orro per Davis Schiba che solta c'è la difesa di Castiglio. Pietrini in diagonale, gran tuffo di Negretti, palla dietro per Jordan Thompson. Il punto del 19 pari che accende l'arena di Monza. Orro, ricezione di Pietrini sulla testa di Giulio, dietro per Antropova, arriva il murone di Rafa Foli a dire no, tira giù la Claire, Rafa Foli. Antropova, il murone di Silla. Manda di là, free ball per Milano. Se la gioca Davis Schiba che non chiude, e allora la risposta è a Mingardi, il muro di Davis Schiba a chiudere il set, a pareggiare i conti. Dopo la ricezione non facile di Merlo, la difesa di Silla, poi Davis Schiba guarda bene la palla e trova la traiettoria giusta che spiazza Antropova. Thompson qui problemi in ricezione, allora subito una free ball per Milano con Silla in uscita dal timeout. Sono i suoi attacchi, punto numero 15 Milano. Thompson, non può forzare la difesa di Negretti. Silla inchioda la palla a terra. La morbida ricevuta da Davis Schiba. Silla in uscita al timeout va a sbagliare. Scandicci si porta avanti sul 2-1. 6-5 Milano, ancora una palla corta davanti a Chu. Antropova, palla staccata in diagonale, va a segno Caterina Antropova. Salva Davis Schiba in tuffo, ci riprova Pietrini, murata ancora, altra possibilità per Scandicci ancora con Pietrini, la gran difesa di Stevanovic. Orro appoggia per Thompson, Jordan Thompson a segno, 15-12 dopo ottime difese di Milano. Scegliere va da Thompson, ancora la diagonale stretta di Jordan Thompson. Davis Schiba dalla seconda linea, 20-17. In ricezione, Belien non può forzare, c'è la copertura di Thompson e poi Foli rimanda tutti al tie break, 25-21. Orro, Stevanovic al centro, gran difesa di Merlo e poi Antropova in sacca, anzi no, la palla è ancora viva, poi pulisce tutto Washington. Che non chiude.
perde palla molto vicina a rete, Antropova, la difesa di Davis Schiba, Negretti la tiene su, Orro la manda di là, Frivol per Scandicci, Merlo, Di Giulio, Belien la chiude lei, finisce qua 15-7. Scandicci torna a battere per Volley Milano in campionato, 3 anni e mezzo.